Ciao a tutti ragazzi, oggi vediamo 10 trucchi per un berret perfetto. Il primo trucco che ti voglio svelare è quello della posizione del pollice. Il pollice non deve essere né troppo in alto, quindi non deve fuoriuscire dal manico, ma non deve stare nemmeno troppo in basso, ok? Deve stare a metà manico, esattamente dietro l'indice. Ho fatto un video dedicato sulla posizione del pollice, su tutte le posizioni che il pollice può assumere quando tu suoni la chitarra, su quelle che sono corrette. Se non l'hai visto, vallo a vedere, ti lascio il link in descrizione. Quindi, primo consiglio, primo trucco è quello di posizionare il pollice esattamente a metà del manico, dietro l'indice. Il secondo trucco che ti voglio svelare è quello del posizionamento dell'indice all'interno del tasto, ovvero se tu posizioni l'indice all'inizio del tuo tasto, metti che tu stai facendo un accordo di La maggiore e posizioni l'indice all'inizio del tasto, quindi il barrello posizioni qua, senti che suono, senti che brutto suono che ottieni. Questo perché? Perché non riesci a fare abbastanza pressione e le corde vanno a sbattere contro il tasto successivo. Allora invece noi vogliamo che questo sia il nostro punto di partenza. Il nostro punto di partenza non è qua, il nostro punto di partenza, cioè le corde devono rimanere schiacciate in questo punto, quindi alla fine del capotasto, sulla sbarretta di metallo che è più vicina a, diciamo, al ponte, che va verso il ponte o la buca della chitarra. Quindi tu cosa devi fare? Devi schiacciare più vicino possibile al tasto, ok? In questo modo farai, innanzitutto farai meno fatica, perché qua all'inizio del tasto fai proprio più fatica a schiacciare. Qua farai meno fatica e avrà un suono molto più pulito e molto più chiaro. Quindi questo è il secondo trucco. Il terzo trucco che ti voglio svelare è quello di utilizzare la parte laterale dell'indice quando tu fai il barré. Quindi non usare la parte piatta, non usare questa parte qua con l'indice. Perché se io uso questa parte qua e schiaccio piatto, questo mi comporta, per via proprio della conformazione della mano, un minimo di rigidità. Mentre se io ruoto un po' l'indice, vado a suonare con il bordo, con questa parte qua, col bordo dell'indice, sarò più facilitato nel posizionare anche le altre dita. Per utilizzare il bordo, il consiglio è quello di avvicinare, non troppo, non così, di avvicinare un po' il gomito al corpo. Quindi più avvicini il gomito al corpo e più riuscirai a girare un po' la mano. Se tu invece lo giri il gomito all'esterno, come vedi, la mano si gira così. È proprio tutta una questione meccanica, come quando ti parlavo anche della posizione del pollice sostanzialmente. Comunque, terzo trucco è quello di utilizzare la parte laterale dell'indice e non la parte piatta, ok? Con questo sistema avrai un suono veramente perfetto. Il quarto trucco che ti voglio svelare è quello della direzione dell'indice, ovvero noi abbiamo visto che l'indice deve stare vicino al fret di metallo che si avvicina di più al ponte, ai pick up o alla buca. In questo modo tiene un suono pulito, ma ho visto tantissimi chitarristi tenere per esempio questa parte vicina al fret e poi girare in diagonale questa, la parte finale dell'indice, quindi seguire una linea obliqua. Questa cosa è abbastanza scorretta perché si riallaccia al consiglio numero 2, che tu devi stare vicino al fret di metallo. Se tu giri l'indice in diagonale non sei da tutte le parti vicino al fret di metallo, quindi l'indice deve stare vicino al fret di metallo, sì, ma anche verticale, quindi parallelo alla sbarretta, questa sbarretta qua di metallo. Ok, quindi non così, ma dritto. Il quinto trucco è quello di non far sporgere troppo l'indice. Perché? Perché se tu fai sporgere troppo l'indice, sei costretto a fare forza solamente in questo punto dell'indice e le corde basse solitamente ti suoneranno male. Senti cosa intendo. Se io, per esempio, vedi qua finisce il manico, vedi quanto sta sporgendo il mio indice? Se sporge così tanto, il suono sarà buono, per così dire, buono solamente sulle prime corde, perché qua riesco a fare tanta forza e sui bassi non riesco a fare nessun tipo di forza, qua mi sarà stoppato. Allora cosa devi fare? La punta dell'indice solitamente deve essere quasi in corrispondenza con la fine del manico, con la fine della tastiera sostanzialmente, vedi? In questo modo vedi che il mio indice non sporge così tanto come potrebbe fare un chitarrista che ha le prime armi. Il mio pollice sta vicino alla fine della tastiera, qua, alla parte superiore della tastiera. In questo modo io riesco a distribuire col pollice opponibile la forza in tutto l'indice, quindi faccio forza a metà indice e questo mi permette di avere forza in tutto l'indice, così avrei un suono veramente corretto. Il sesto trucco che ti voglio svelare è quello di non tenere l'indice piegato. Ho visto tantissimi chitarristi fare qualcosa di questo genere, quindi fanno il barré ma tengono l'indice in questo modo. Che questo va bene in una fase successiva, quando sei un po' sgamato riesci a
con la punta e con diciamo, la base dell'indice riesci a prendere solo le corde che ti servono, ma all'inizio, se stai cominciando ad approcciarti al barré, ti assicuro che la cosa migliore è quella di tenere l'indice proprio dritto, non steccato, cioè non proprio come se fosse una linea retta, però tendenzialmente dritto e non piegato, non con le falangi piegate, ok? Quindi non tenere l'indice troppo dritto, ma comunque abbastanza dritto da poter ottenere un buon suono. Un altro trucco che ti voglio svelare è quello di cambiare concezione, cioè solitamente si pensa che quando si fa il barré si debba premere con le dita, cioè premere tra pollice e indice. In parte è giusta questa cosa, ma potresti pensare tutto in maniera diversa, ovvero se tu posizioni già il barré con le stesse indicazioni che ti ho dato prima, con gli stessi trucchi, quindi con il dito vicino al fret di metallo, con l'indice leggermente ruotato, ma invece di pensare di premere tra pollice e indice, pensa di dover con il braccio tirare indietro la chitarra, quindi di dover schiacciare le corde, ma con la pressione, con la forza del braccio che viene tirata indietro. In questo modo otterrai di avere la mano molto più rilassata, quindi di non dover schiacciare, di non dover fare troppa tensione, e potrai essere più libero anche in tutti gli altri movimenti. Per fare ciò però bisogna utilizzare una come un bilanciamento, quindi se io di qua tiro, se tirassi senza appoggiare la mano, la chitarra se ne verrebbe dal lato sinistro. Allora io cosa faccio? Appoggiando questo braccio faccio un famoso contrappeso, quello che si diceva, famosa barzelletta, faccia da contrappeso, ecco, esatto. Quindi cosa faccio? Appoggio il gomito qua, appoggio l'avambraccio qua in questo punto e vado a controbilanciare la trazione che faccio da questa parte. In questo modo ho la mano molto rilassata e posso suonare col barré per un tempo molto più lungo. Infatti questa tecnica qua in particolare la usano molto i chitarristi classici, perché hanno un sacco di pezzi con posizione barré fissa, e se suoni tante ore ti assicuro che dopo un po' la mano si stanca. Allora, con questa tecnica, quindi del pensare di tirare con il braccio, ovviamo a questo problema. Un altro trucco che molti chitarristi sottovalutano è quello di tenere le dita a martello. Questo vale in generale per un po' per tutte le tecniche della chitarra, ma in particolare sul barré cosa succede? Che io ho visto molti chitarristi tenere per esempio l'indice dritto, oppure il medio piegato o il mignolo piegato all'interno. Questo ti provoca di andare a toccare le corde sottostanti o comunque di non fare la giusta pressione, e hai un suono non piacevole. Quindi una volta che tu hai piazzato il tuo indice nella maniera corretta, ricordati che le dita devono essere sempre a martello, quindi con le falangi piegate verso l'esterno, quindi non verso l'interno così, ma verso l'esterno. Questo è molto importante, non sottovalutarlo. Una volta capita l'impostazione, un altro trucco è quello di andare a suonare le corde separatamente, quindi di andare, come dico io, a sgranare le note, a sgranare l'accordo. Cosa voglio dire? Se io suono nota per nota, mi accorgo subito se c'è qualcosa che non sta suonando. Facciamo un esempio. Se io, per esempio, adesso provo a non schiacciare col medio, quindi già qua, allora, vedi, adesso sto provando a far finta di una simulazione di un allievo che parte all'inizio. Per esempio, io provo a schiacciare poco, vedi, qua no, qua no, qua male, qua magari sì, qua sì e qua no. Allora cosa faccio? Cominciare dito per dito a capire qual è la posizione scorretta che sto assumendo, se c'è un punto dove schiaccio meno, ok? Quindi però facendo questo con le corde sgranate, quindi non con l'accordo pieno, ma nota per nota. Vado ad ascoltarmi tutte le note. Finiti i trucchi, ti vorrei dare qualche consiglio di carattere generale per aiutare a migliorare ancora di più il tuo barré. Ovvero, il primo consiglio che ti do è di stare molto attento alla posizione del polso. Cioè, il polso non deve stare né troppo avanti né troppo indietro. Perché? Se sta troppo indietro, la mano si chiude e il pollice si alza. Ma se sta troppo avanti, succede che alla lunga, questo lo dico sempre a un sacco di miei allievi, ti viene la tendinite. Cioè non si scappa. Se tu tieni il polso troppo girato e suoni tante ore e schiacci, perché è una posizione assolutamente innaturale, quindi questa, vedi? Che uno cosa fa? Per far pressione, invece di schiacciare con le dita o di tirare indietro col braccio, sposti in avanti il polso e schiaccia da davanti. E questa cosa è sbagliatissima, proprio se hai questo vizio eliminalo subito, perché ti porta a delle conseguenze proprio poco piacevoli. Allora cosa devi fare?
Il polso deve stare più o meno appena dietro il manico. Se guardi dall'alto, deve stare appena dietro il manico, ok? Comunque dietro il manico, mai davanti. Ecco, questa è una regola di base. Non troppo alto, all'altezza giusta, quindi, ok? Questo è importantissimo, quindi stai attento alla tua posizione del polso per evitare problemi più importanti. Un altro consiglio che ti do è quello di assicurarti che la tua chitarra abbia un action comodo. Cosa vuol dire action? L'action non è nient'altro che la distanza, o un setup, qualcuno lo chiama setup, la distanza tra le corde e la tastiera. Se la distanza è troppo grande, tu dovrai utilizzare una forza maggiore e questo ti comporta il fatto di dover sforzare, magari di ottenere dei suoni che non sono piacevoli. Allora, sulla chitarra elettrica ci sono diversi modi per ottenere un action migliore. Allora, se non l'hai mai fatto, non sai come si fa, ti consiglio di rivolgerti a un liutaio. Se hai un po' di esperienza, regola l'altezza delle corde dalle sellette, poi ogni chitarra ha il suo modo, comunque dalle sellette posteriori o se dove possibile limando anche questo tasto o aggiustando il truss rod, che è la vite che c'è all'interno del manico, ok? Se tu hai una chitarra classica o acustica, per regolare l'action non devi fare nient'altro che limare il capotasto alla paletta e l'osso che ci sta qua al ponte. Questi vanno proprio limati, ma ti consiglio anche in questo caso, se non l'hai mai fatto, quindi se non sai quanto devi limare, quanto devi regolare la cosa, affidati a un liutaio perché ti può aiutare sicuramente. Io ho imparato a farlo nell'arco degli anni perché mi imposto le chitarre sempre come piace a me suonare, quindi con un action abbastanza basso, a parte magari chitarre con cui devi suonare il blues, che hai bisogno di bending che durino molto. Per il resto io tendo ad avere un action molto basso su quasi tutte le chitarre perché ci suono molto e quindi voglio evitare problemi di articolazione alle mani. Un altro consiglio molto importante che ti voglio dare è quello della scelta delle corde. Molti chitarristi sottovalutano l'importanza di che corde monta una chitarra. Comprano una chitarra, magari mettiamo una chitarra acustica, un principiante, compra una chitarra acustica con delle corde 0-12 che all'inizio sono toste, sono dure e fa molta fatica, soprattutto sul barré perché c'è bisogno di molta forza. Allora io ti consiglio, per evitare problemi o comunque per facilitarti il discorso del barré, ma degli accordi in genere, scegli delle corde che vadano bene per la tua mano, che vadano bene per la forza che tu ci puoi mettere. Io per esempio sulle acustiche non monto più le 0-12, ma monto delle 0-11, in particolare le Elixir, non sono endorser, ma se ti interessa il discorso sulle corde, se vai sul mio sito nella sezione consigli per gli acquisti, io ti consiglio tutto quello che io uso e le corde che secondo me vanno bene anche per tutti i modelli di chitarra, per tutte le tipologie, quindi elettrica, classica e acustica. Su questa, perché ho preso la 12 corde? Perché sulla 12 corde, per esempio, io monto addirittura delle 0-10, perché se montassi delle 0-12, questa chitarra, quando l'ho comprata, nasceva con delle 0-12 e ti assicuro che fare, non so, 3 ore di barré su una chitarra del genere, alla lunga la mano ne risente molto. Quindi, oltre all'action basso, ricordati di scegliere una scalatura di corde che sia più comoda di quella che monti. Un altro consiglio che ti voglio dare è quello: se hai poca dimestichezza con il barré e fai fatica a fare il barré pieno, partire con un piccolo esercizietto che io do sempre ai miei allievi, quindi cominciare ad aggiungere una corda per volta. Quindi metti per esempio l'indice al quinto tasto e parti con l'indice premendo una corda sola, scusa sul volume. Una corda sola, poi ne premo due insieme, quindi questo si chiama micro barré o mini barré, poi ne premo tre insieme, mezzo barré, vedi? Se mi suonano tutte e tre, posso aggiungere un'altra corda. Se non mi suonano tutte e tre, è inutile per me anche andare avanti, quindi ritorno a due, per esempio. Ok, mi suonano tutte e tre, aggiungo un'altra corda, quattro. Aggiungo un'altra corda, 5, ok? E aggiungo l'ultima corda, 6. Quando mi suonano tutte e 6 le corde, a questo punto posso fare questo esercizietto che è, io lo faccio al quinto tasto perché qua le corde sono più morbide, perché comincia è meglio, quindi fai quinto, sesto, settimo, ottavo. E poi da qui torno indietro, ottavo, settimo, sesto, quinto. E questa non è musica, come dico io sempre, questa è ginnastica, questa è come se tu alzassi i pesi per rinforzare l'indice, quindi stai premendo, stai facendo forza, stai rinforzando il tuo indice per poi non avere più problemi col barré, perché un fattore molto importante è quello anche di rinforzare le dita, ok?
L'ultimo trucco che ti voglio dare prima di salutarti è quello di scegliere dei brani che contengano il barré per allenarti, quindi fare sì un allenamento come abbiamo visto prima, ma fai anche qualcosa di musicale perché così è più piacevole, ok? Sitting on the Dock of Bay di Otis Redding è un pezzo che si presta molto perché che cos'ha? Tutti accordi maggiori, quindi hai Sol maggiore, Si maggiore, Do, poi io ho aggiunto un passaggio cromatico da Do discendente a La, Do, Si, Si bemolle, La, ok? Questo si presta molto ed è un brano che io utilizzo per far allenare i miei allievi sul barré. Un altro brano che si presta molto è il classico giro di flamenco, quindi che abbiamo visto anche in un altro video che era quello forse su come trasformare i tuoi accordi in una canzone capolavoro, di cui ti metto il link in descrizione. Ho parlato del giro di flamenco, che era, in quell'occasione era un'altra tonalità, ma in questo caso lo facciamo in La, La minore, Sol, Fa e Mi. Ok? Vedi, qui ho tre posizioni col barré, una, La minore, Sol, Fa e poi il Mi senza barré. Però questo è un giro che si presta molto per allenare... Si presta molto per allenare il barré ed fai già qualcosa di musicale. Se tu gli aggiungi già un ritmo, ok. Un altro brano che mi viene in mente, vediamo cosa mi ero segnato. Ah, ecco, c'erano due brani interessanti. Uno era di Lenny Kravitz, Fly Away, che forse conosci. Molto, molto indicato anche questo qua, e l'ultimo era Are You Gonna Be My Girl di Jet, che fa più o meno così. Se non lo conosci, vallo a sentire perché è un brano che si presta molto. Lui in realtà non fa il barré questo qua in forma di Mi, mi pare che fa il primo, lo fa in La, ok, ma il Do poi lo fa qua. Ok, però allena il tuo barré anche sulla partendo dalla quinta corda, va bene lo stesso. Il discorso del barré è uno di quei discorsi che prima o poi tutti i chitarristi affrontano se vogliono raggiungere un certo livello. Esistono due scuole di pensiero principali, una che affronta il barré a testa alta e va dritta verso la meta, e un'altra scuola di pensiero che invece evita il barré più possibile come la peste. Infatti esistono in commercio anche un sacco di canzonieri senza barré. Io penso che un chitarrista debba essere in grado di suonare sia gli accordi col barré che senza il barré. Seguendo questi miei consigli, secondo me in poco tempo potrei essere in grado di suonare facilmente qualsiasi tipo di canzone con il barré. Per questo video è tutto, lascia pure mi piace se ti è piaciuto quello che hai visto, condividi il video più che puoi, scrivimi nei commenti se ti è stato utile e iscriviti al canale se ancora non l'hai fatto. Ciao, buona musica!